Ciao a tutti, sono Mondo dello Spettacolo, benvenuti alle ultime notizie di oggi. Sconcertante verità sul mentalista Lucas Casella a mesi dal gran finale del Grande Fratello VIP, tutta la delusione dell'ex GFina. Lucas Casella, nella casa del Grande Fratello VIP, il mentalista Lucas Casella ha costruito tanti rapporti molto speciali con gli altri inquilini. Legami particolari che gli hanno permesso anche di raggiungere la finale del reality ed arrivare quindi vicinissimo alla vittoria. Con alcuni suoi ex compagni di gioco si è anche visto una volta terminato il reality. In questi mesi è stato infatti a cena con le sorelle Selassie, Manuel Bortuzzo e la coppia formata da Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. Con loro le cose sembrerebbero quindi andare a gonfie vele anche a distanza di mesi. Non sembrerebbe essere però dello stesso avviso un'altra inquilina della casa più spiata d'Italia. Si tratta di Manila Nazzaro, la cui versione è totalmente diversa. L'ex Miss Italia ha rivelato di essere stata profondamente delusa da Lucas e da Katia Ricciarelli. Lucas Casella, che delusione, le parole di Manila Nazzaro, rapporto ai minimi termini. La versione di Manila Nazzaro, screenshot sito GF VIP, Manila Nazzaro è stata una protagonista di questa ultima edizione andata in onda del reality. L'ex Miss Italia ha anche raggiunto la semifinale salvo poi doversi arrendere in occasione di un ultimo televoto contro Barù. L'ex GFina in queste ore ha rilasciato alcune dichiarazioni al settimanale Chi, rivelando di non essersi pentita della sua scelta, rifarebbe volentieri il reality. Allo stesso tempo ha però rivelato di aver commesso un grave errore di valutazione su ben due suoi ex compagni di avventura, mi pento di aver aperto il mio cuore a Katia Ricciarelli. Una delusione incredibile. Tornassi indietro non le avrei mai più teso la mano e aperto il cuore. Nel corso della stessa intervista ha poi aggiunto, mi ha deluso anche Lucas, il più grande giocatore, altro che Alex Belli. Lucas e Katia sono dei volponi rispetto a tutto il cast. I due insospettabili sembrerebbero quindi essere stati, almeno secondo la versione della Nazzaro, i più furbi dell'edizione sin dalla prima settimana di percorso all'interno della casa più spiata d'Italia. Dalle sue parole sembra quindi evidente come i rapporti tra di loro siano ormai del tutto inesistenti, e lo confermano anche i loro movimenti social. Sin dalla fine del reality non sono mai apparsi nelle stesse stories Instagram e tra di loro sembrerebbe non esserci stata alcuna reunion. Una situazione destinata a non migliorare o cambiare nemmeno nel corso dei prossimi mesi. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.